cerco un giro di parole per lei, che sfiora sai e che vorrei, la tua grinta corre con la mia. Io ne ho ancora, questa è la mia forza, in un lampo scatto e vado via. Io ne ho ancora, senti le mie braccia, tengo duro la vittoria mia. Siamo all'epilogo, questa è la decima tappa, 16 km a San Francesco al Campo, una corsa contro il tempo con Marian Vos che parte in maglia rosa e neanche a dirlo è assolutamente favorita pure di quest'ultima impegnativa frazione. Paolo Savoldelli. Ma è ancora lei la favorita insieme alla Puley che è campionessa del mondo, è un cronometro difficile, sono 16 km, 25 curve, ci sono solo due rettilinee, due piccoli strappi ma si sale di 30 metri d'altitudine, come sempre accade nelle grandi corse a tappe, l'ultima cronometro comunque contano molto le energie che hanno ancora le atlete. Clima africano per questa conclusione della 22esima edizione del Giro d'Italia, una giornata caldissima, continui sbalzi di temperatura, ieri siamo passati dai 16 gradi del Parco Nazionale del Gran Paradiso fino ai 27-28 della pianura, quest'oggi siamo addirittura ben oltre i 30, 32-33 gradi con un'umidità che darà sicuramente fastidio alle atlete. Paolo. Sicuramente fa molto caldo anche perché è freddo ieri, questo si fa sentire. E allora andiamo ad ascoltare Noemi Cantele che vedremo con la maglia tricolore. Occasione in cui vestirò la maglia tricolore che ho vinto 10 giorni fa a Milazzo nella cronometro e sicuramente cercherò di fare bene. Nelle ultime tappe ho lavorato molto per Emma Puley, però cercherò di fare il meglio che posso. Ho visto adesso il percorso, l'ho provato, ho fatto una ricognizione in bicicletta, ci sono molte curve, penso che la vostra sarà ancora la favorita, poi ha dimostrato di essere in questo momento in uno stato di non di forma di più e dunque la vedo tra le favorite. Ed ora con l'aiuto della grafica andiamo a vedere questi 16 km del circuito di San Francesco al Campo. Allora Paolo, si comincia con una leggera pianura discesa e poi le difficoltà arrivano soprattutto dalle curve. Ma è un cronometro molto tecnica, ho detto prima che una delle favorite era la Puley ma non avevo ancora visto il percorso che l'ho esaminato poi. Ci sono tante curve, un tratto in discesa ma curve molto difficili, curve a gomito, dossi, ce n'è veramente, c'è da prendere dei rischi e un atleta che non sa guidare bene la bicicletta perderà tanti secondi, mentre la Vos va molto forte in discesa come avete fatto vedere nei giorni precedenti nella discesa del Mortirolo e questo sarà un ulteriore vantaggio per lei. E allora, la prima atleta a partire alle 12.15 è stata la Else Bellman, la belga della Vlaanderen Ridley e poi via via la Summer, la Mikal, la campionessa dello Stato di Israele, poi la O'Donnell e Martini. Dicevamo temperature veramente al limite della sopportazione, molto grandi. È il riepilogo di quanto è successo fino a quest'oggi, le non tappe, cominciamo con la prima, la Roma-Velletri, adesso vedete le atlete al podio della prima firma, questa è la campionessa del mondo, la Giorgia Bronzini e questo è il primo avvio dalle terme di Caracalla, uno scenario, uno spettacolo veramente incredibile, siamo nella Roma imperiale, questo è l'arrivo a Velletri, vedete il gruppo praticamente compatto e provate un po' ad indovinare chi è che svetta davanti a tutti, Sua Maestà Marian Vos che precede di 4 secondi la Jokoina Teutenberg e la terza Emma Johansson, ovviamente identico il podio e anche la maglia rosa. Impressionante la sua volata, è partita lunga, li ha tolti di ruota, sembrava un po' il Gilbert che abbiamo visto al Tour de France inizio anno perché non sono riusciti neanche a stargli a ruota.
E questa è la seconda tappa, un circuito ad alta quota Pesco-Costanzo per un totale di 92 km e 700 metri. Siamo in provincia dell'Aquila, il ritrovo avete visto in piazza del municipio, poi siamo passati da piazzale Artisti Pescolani, questo invece è l'arrivo in quota. Attenzione perché c'è subito una prima sorpresa. Va a vincere Shara Gillow, l'australiana della Bizkaia, alle sue spalle Sharon Lowes, la britannica Sharon Lowes, e terza la Silvia Capusta a 10 km. E questo diventa anche il nuovo vertice della maglia rosa. Tappa molto difficile, la Voss e la Puli hanno sottovalutato questa fuga, gli hanno lasciato prendere qualche minuto di troppo e non sono più riuscite poi nel finale a ritornare su di loro, e perde la maglia rosa la Voss. E qui siamo con questo bel primo piano sorridente a Potenza Picena, patria di Marina Romoli, la madrina del Giro, la sfortunata Marina Romoli che lo scorso anno, vittima di un incidente stradale, ha visto troncare i suoi sogni e purtroppo, come avete visto, è adesso ridotta su una sedia a rotelle. Questo è lo start, la partenza, terza tappa da Potenza Picena ferma. Mentre qui vediamo inquadrata proprio la Voss che si invola solitaria e va a vincere questa terza tappa nettamente staccando tutti. Vediamo inquadrata in questo momento la Puley, che sarà poi la sua rivale di tutti i giorni, arrivare al secondo posto, al terzo posto. Sì, a 19 secondi terza è la Giuditana, a 2 primi e 50 in questa tappa che sviluppava 104 km e 300 metri. Classifica parziale, Voss e Capusta a 8 secondi e Puley a 36. Qui siamo invece alla quarta tappa, terreno per le velociste, andiamo in Romagna da Forlì in Popoli a Forlì, siamo in provincia di Forlì Cesena, 74 km e 100 metri, alla fine una tappa che è stata accorciata, vedete un gruppone che si presenta sul corso della Repubblica di Forlì e lo sprint conclusivo vede davanti a tutti la Teutenberg che alza il braccio. Precede la nostra Bronzini, la campionessa del mondo Giorgia Bronzini, terza la Baccaille. Grandissima vallata della Teutenberg perché parte lunga, parte in testa, nessuno più la rimonta e vince nettamente. Non riescono a uscirgli neanche dalla ruota, da tant'è la sua superiorità. Ancora un replay di questa volata. La Ina Yoko Teutenberg, l'atleta tedesca, vedete, fa valere tutta la sua potenza e va a piazzare questo spunto vincente lasciando sulla sua ruota la Bronzini e la Baccaille. Mentre qui vediamo la Voss che va a prendere un'altra maglia rosa, resta salda al comando. E qua il giorno dopo la partenza è fissata ad Altedo, siamo in provincia di Bologna, vedete una giornata uggiosa di pioggia, la firma ancora la campionessa del mondo Giorgia Bronzini, questo è lo squadrone della Garmin, la tappa da Altedo fino a Verona per 135 km e 200 metri, la più lunga del Giro. Questo che vedete inquadrato è Giuseppe Rivolta, il direttore di corsa. Una partenza assolutamente blanda, ben diverso invece vedete l'arrivo su Piazza Bra, previsto la Nicole Cook che è inquadrata adesso dalla nostra telecamera fissa, è riuscita ad anticipare tutto il gruppo, se n'era andata in una fuga, è riuscita a conservare, come vedete, questi 200-250 metri di vantaggio. Entra nel ciotolato Nicole Cook e riuscirà a casa sua, di fatto nel suo quartier generale della Cipollini Giambenini, a chiudere a braccia alzate. Ma attenzione, guardate un po' che cosa succede, una caduta incredibile innescata dalla Graus con almeno una ventina di atlete che rimangono coinvolte, alcune passeranno il traguardo con la bici in spalla. E adesso dal replay vedrete che dopo la Cook che va a vincere come un falco, naturalmente dietro c'è la Marianne Voss che ad appena 4 secondi non molla nulla, va a cogliere anche il secondo posto, terza la Teutenberg, questo è il podio. La classifica, Voss Capusta a 14, Puley a 42. Immagini che ci portano a Fontanellati in provincia di Parma per la sesta tappa. Siamo in via 4 novembre,
Questo è il castello di la Rocca di Fontanellato, una rocca al cui interno c'è un dipinto molto pregiato del Parmigianino Giovane. Siamo già all'arrivo a Piacenza, attenzione, vedete ancora la maglia rosa della Voss davanti, un paio di curve, Giorgia Brunzini che ovviamente piacentina tiene da morire a questa tappa, ma contro lo strapotere della Voss non può nulla. Voss a braccia alzate, Brunzini seconda, Teutenberg terza. Impressionante la superiorità della Voss, ha battuto la campionessa del mondo entrando in testa in quella curva e non si è più fatta rimontare. È incredibile perché va forte in salita, va forte al cronometro, ma vincere le volate di gruppo vuol dire che proprio è nettamente la più forte. E allora, grazie agli abbuoni a questi 10 secondi, la Voss rosicchia ancora qualcosa in classifica. Adesso la Capusta è seconda a 24 secondi e la Pule a 52 segue sul gradino più basso del podio. Questa è la premiazione e poi adesso con le immagini siamo alla piazza Cavour di Rovato, ci siamo spostati in provincia di Brescia, altro tappone che ovviamente non è dedicato alle velociste dopo quello che abbiamo visto a Pesco Costanzo, e vedete appena la strada comincia a salire naturalmente chi troviamo davanti è ancora lei, ma soprattutto sono importanti queste indicazioni e qui non può che essere Falco Savoldelli a dirci come va in discesa. Ma è fortissima anche in discesa perché abbiamo visto nel servizio dell'altro giorno, ho visto anche oggi, che fa delle linee perfette, non cambia mai la traiettoria, sfrutta tutta la sete stradale, mentre qua la vediamo arrivare vittoriosa staccando tutti, ha fatto la selezione in salita ma praticamente il distacco l'ha poi fatto in discesa, anche se c'è da dire che la Pule invece in discesa è proprio il suo tallone d'Achille. E qua vedete la dedica di questa vittoria sul traguardo di Grosotto per la Carly Hibbert, che il giorno prima aveva perso la vita in modo incredibile mentre si allenava nel Comasco, travolta da un'auto. Questo è il traguardo della Guderzo. Bravissima anche lei, è arrivata terza in una tappa importante come questa, indice di una condizione in crescendo. E allora, ottava tappa adesso, Teglio, Val di Dentro, restiamo nell'Alta Valtellina, siamo in provincia di Sondri, una tappa di poco più di 70 km, vedete questo bacio meritato tra il direttore del Giro e la maglia rosa. E adesso immagini, vedete, suggestive all'interno di questa galleria, davanti c'è la Emma Puley, ma dietro, è rimasta dietro addirittura per oltre 30 km senza dargli mai il cambio, Marianne Voss, Paolo. Praticamente la Voss ha deciso di lasciar vincere la Puli si è incaricata di lavorare per tutto il giorno e guardate, tra l'altro alza le braccia proprio al passaggio sotto la linea per non perdere nessun secondo. Non si fidava, ma più che non si fidava, guardate l'abbraccio, comunque c'era stato probabilmente un tacito d'accordo, voleva guadagnare più secondi possibili per avere il secondo posto dietro di lei in questo Giro d'Italia. E questo era il traguardo di Cancano, l'ottava tappa, questa invece è la nona, la partenza da Aglie, avete visto per un attimo un meraviglioso interno del Palazzo Ducale di Aglie, un palazzo ducale importante. Questo è l'incidente, Paolo, che abbiamo visto. Una cosa incredibile, praticamente al primo momento sembrava si fosse rotta la catena, invece gli si è spezzata in due proprio la pedivella e è caduta una pedivella a sinistra e la pedivella a destra. Mentre guardate il finale, cosa succede ai 200 metri. 200 metri, la Pule tira, la Voss parte nettamente e la stacca da ruota. Quando succedono queste cose vuol dire che lei a ruota non faticava, era lì e risparmiava la gamba, però è una cannibale perché è l'Eddy Merckx del ciclismo femminile, ha voluto andare a vincere, a staccare ancora tutti e ha vinto la sua quinta tappa in questo Giro d'Italia. Quindi l'ordine d'arrivo, Voss, Puley, Arndt a 22 secondi, la Puley a 12. La classifica prima di questa cronometro conclusiva vede sempre la Voss ovviamente davanti, la Pule è a 2.48, terza la Giuditana a 8.07, quarta la nostra Tatiana Guderzo a 8.21, quindi 14 sono i secondi che dividono le due e proveremo a vedere se la Guderzo oggi riuscirà a colmare questo gap. Intanto siamo con le immagini sulla Van Dijk. Van Dijk che fa parte di una squadra molto ben attrezzata per le cronometro, anche per le cronometro a squadre, sia nei materiali che proprio nella preparazione. Vediamo anche lei un atleta molto possente che non si muove, non muove le spalle, molto ben messa in bicicletta, sta pedalando intorno alle 90 pedalate e è un atleta che potrebbe far bene in questa cronometro, potrebbe arrivare nelle prime 10 perché è predisposta per questo tipo di specialità.
Questa è la tappa di chiusura, questa cronometro, ovviamente sono d'obbligo i ringraziamenti e allora cominciamo man mano che seguiamo le atlete, partiamo dal nostro grafico che ci ha fornito per tutte queste 10 tappe il percorso, lo sviluppo del percorso Adriano Longo, mentre la grafica della tappa con tutti i numeri che riusciamo sempre ad offrirvi è curata da Vincenzo Ricci. Ancora la Van Dijk che abbiamo deciso di seguire, anche se non era certamente sulla carta tra le favoritissime, perché sapevamo che era in forma particolare per questa tappa, Paolo. Sì, può fare bene, abbiamo deciso di seguirla anche per quello. Comunque le favorite per oggi sono la Vos, la Pooley, anche se ci sono tante curve e lei, come abbiamo già detto, non va, la Judy Tarn, la Emma Johansson, la Zabelliska, la Cantele che ha appena vinto il campionato italiano e la Teutenberg. Ed ecco, siamo al traguardo, vedete c'è questo sprint con la Van Dijk che va a chiudere, la Van Dijk, e poi adesso con le immagini siamo sulla nostra Valsecchi con la numero 87, Silvia Valsecchi che va bene a cronometro ma non va fortissimo, però abbiamo deciso di seguirla anche perché è un atleta promettente di un'ottima squadra che sta lavorando bene. Guardate la sua posizione in bici è perfetta, non si muove, tutti ormai non trascurano più la specialità della cronometro. Va forse con un rapporto un po' troppo duro, bisogna far frullare un po' di più le gambe, anche perché questa cronometro la parte decisiva è la parte iniziale, perché si parte, si scende dalla rampa, dal trampolino di partenza, si gira a sinistra e c'è subito una salita. Poi alcune curve anche difficili, proprio da mettere addirittura il piede a terra perché si torna indietro di 360 gradi, e un lungo rettilineo. Lì su questo lungo rettilineo si può vedere l'atleta che è partita davanti a te. Questo può fare da punto di riferimento specialmente per queste atlete. Tranne che nel finale, perché le ultime 10 atlete partiranno ogni 2 minuti, proprio per non dare questo vantaggio. Mentre vediamo qua la Valsecchi che sta arrivando all'arrivo su questo ultimo strappo, 250 metri al 8-9%, molto difficile, con gli ultimi 100 metri pianeggianti. E allora la Valsecchi che va a chiudere in 24:21, mentre il tempo della Van Dijk era di 22:47. Vedete Silvia Valsecchi 24:21 al traguardo. Mentre arriva un'atleta che è stata superata durante la gara, mentre qui andiamo a seguire la Teutenberg. L'atleta tedesca molto forte, ha già vinto l'anno scorso la cronometro finale di questo, del Giro d'Italia donne, e questa è una delle 3 favorite. Vedete molto possente anche da questa inquadratura, indossa la maglia a punti e guardate come spinge, guardate anche la sua posizione, vedete che adesso ha smesso di pedalare perché affronta questa curva, guardate la difficoltà della curva, ritorna proprio indietro, l'affronta benissimo, arriva lunga, sfrutta tutta la strada, si rialza subito e rilancia. Un'occhiatina dietro per vedere se c'è qualcuno, questo si fa anche per dare un po' morale, certe volte per capire se si va forte, perché se vedi qualcuno ovviamente vuol dire che non stai andando. Ina Yoko Teutenberg, dorsale 65, vedete con il body ciclamino, lo porta lei, lo indossa lei perché è la seconda davanti a Sua Maestà Marianne Vos, che ovviamente è titolare anche della classifica punti. All'intermedio ha fatto segnare un 14:40 Ina Yoko Teutenberg, che finora è il miglior tempo, Paolo lo ha già fatto, lo ricordiamo, è sicuramente una tra le favorite. Lo scorso anno riuscì a trionfare nella Cairano San Marco Montebelluna, la terza tappa del giro, della 21esima edizione del Giro Donne. Abbiamo già visto un atleta davanti a lei, adesso inizia la salita più dura di questa cronometro, inizia proprio qui, c'è una curva verso sinistra, poi verso destra un rettilineo e questo è il tratto più duro. Qui in una cronometro, specialmente una crono corta così di 16 km, bisogna saper rilanciare la pedalata, specialmente allo scollinamento bisogna andare a tutte, alzare subito la velocità di modo che quando arrivi in pianura, avendo già la velocità alta, guadagni parecchio tempo. Tra l'altro alla fine di questo strappo si procede un pezzetto, si entra in una rotonda, c'è una strada stretta e si gira sulla sinistra, anche lì particolare l'abilità delle atlete perché ci sono dei dossi, è una cronometro veramente difficile, l'importante è questa cronometro andare a vederla e studiare tutti i particolari. Nei rettilinei finali ci sono addirittura dei dossi che
quelli che qualche coppa dell'olio qualcuno sicuramente ce l'avrà lasciata, perché li abbiamo visti dei dossi altissimi, e in bicicletta bisogna smettere di pedalare e saltarli, sennò puoi avere dei problemi. E a proposito di maglie, ricordiamo quello che è già un verdetto acquisito definitivo, cioè quello della maglia verde, la classifica del Gran Premio della Montagna. È naturalmente appannaggio, neanche a dirlo, di Marianne Vos della Nederland Blade, che è andata a precedere di un punto la Judy Tan. Intanto vediamo al traguardo Ina Joko Teutenberg, attenzione perché c'è un tempo molto interessante per lei, è sui 22, passa adesso il muro dei 22 minuti, vediamo come riuscirà a chiudere Ina Joko Teutenberg, l'atleta tedesca. Eccola al traguardo, in 22:17 balza al comando Ina Joko Teutenberg con 22 primi e 17 secondi, e questa è la Trixie Vorak, l'atleta della Leontien. Grandissima prestazione della Teutenberg, è riuscita a fare una buona prova, è andata veramente forte, anche perché i distacchi inflitti agli altri sono veramente alti. Mentre adesso vediamo la Vorak inquadrata, sta pedalando molto bene, agile, non mi sembra molto incisiva la sua pedalata, sta facendo girare bene le gambe, ma si vede dalla sua pedalata che manca un po' il rapporto. Sta cercando di giocare di agilità, questo si fa tante volte quando non si ha più potenza, non si ha forza. Affronta bene questa curva, arriva ancora abbastanza corta, non sfrutta tutta la strada, ma anche perché c'è subito un'altra curva da affrontare. Entra adesso, come vedete, è curva dopo curva, è importante proprio conoscere il percorso. Io a volte mi mettevo sul camper prima della partenza e cominciavo a studiare la cartina e mentalmente a pensare tutte le curve per riuscire a sfruttare meglio la strada, perché più entri forte, più esci forte, logicamente meno si abbassa la velocità e fai meno fatica, perché lo sforzo è a rialzare la velocità dopo tutte queste curve. Avete visto appunto i dossi che vi ho spiegato in precedenza, dossi che non bisogna sbagliare ad affrontare, bisogna saltarli, sennò puoi incappare in una foratura. Trixie Vorak, dorsale 31 al traguardo, vedete, sta cercando di rilanciare su questa parte finale in salita, e la Vorak è oltre i 23 minuti, quindi non chiuderà con un gran tempo. Aspettiamola al traguardo, Trixie Vorak, eccola che taglia la linea, chiude con 23:24 ed è ovviamente lontana dalle prime, non tanto come classifica quanto soprattutto come tempo. E questa che vedete inquadrata è la Noemi Cantele, la varesina di Arcisate, campionessa italiana in carica, ha conquistato la maglia tricolore 10 giorni fa, e ricordiamo che mercoledì sera a Cittiglio la Cycling Sport Promotion di Mario Minervino organizzerà la sua festa in onore appunto della Cantele, per sottolineare ancora una volta il doppio successo alla settimana tricolore siciliana, campionessa, lo ricordiamo, sia a cronometro che su strada. Ha passato l'ultimo chilometro in questo momento, come vedete ha una bicicletta molto estrema anche lei, guardate la ruota posteriore come è vicino proprio al tubo che è stato che scende al movimento centrale, che fa un corpo unico, questo si fa sia per la rigidità che per la penetrazione dell'aria. No, vedete che non porta la borraccia perché in 16 km non serve, si beve prima della partenza e poi si va a tutta, non serve, non bisogna più perdere tempo. Adesso si troverà l'ultimo strappo, si svolta a sinistra, uno strappo duro, si può affrontare anche col 53, ma l'importante è prenderlo molto forte, più forte lo prendi più riesci a rilanciare l'andatura e prima lo riesci a passare, si curva ancora a destra e rettilineo finale, qui proprio in questo momento dove ci sono queste transenne svolterà sulla sinistra, e qua non sembra ma la fine di una cronometro di 16 km a tutto dopo un Giro d'Italia di 10 giorni come hanno affrontato, è comunque difficile, le energie sono poche, infatti l'ultima cronometro è sempre un termometro sulla condizione e sulla forza, in alcune situazioni non vince proprio una specialista. Adesso per fortuna per lei è finito questo strappo, curva a destra e a 150 metri e c'è il rettilineo finale dove vedrà tra poco lo striscione dell'arrivo. E mentre accompagniamo Noemi Cantele sul traguardo ringraziamo Silvano Isola, che è colui che firma la sigla iniziale. Chiude la Noemi Cantele con 23 primi e 29 secondi, anche lei è lontana dal tempo delle migliori. E qua vedete, a proposito di sigla iniziale, un altro personaggio che ci ha accompagnato in questi 10 giorni,
ovvero sia Alissa, che sta nascendo dalla magica matita di Claudio Sciarrone. Alissa, lo ricordiamo, è la mascotte di questo Giro Donne, il personaggio che ci ha tenuto compagnia e che è presente ovviamente su tutti i loghi della manifestazione. Vedete con quanta maestria, con quanta sapienza Claudio Sciarrone sta pian pianino partorendo Alissa. Una magica matita che ovviamente in questo momento si sta esibendo su Alissa, ma Claudio Sciarrone è una personalità, un'autorità in questo campo, nel campo del fumetto, ha collaborato con tutte le maggiori case produttrici di fumetti in Italia. Dalla sua matita sono nati tantissimi personaggi che hanno fatto la gioia di grandi e piccini. E noi andiamo con la Lynn Willumsen nuovamente sul percorso dorsale 36, altra atleta della Leontien. Mentre abbiamo i distacchi della Cantele e dalla Teutenberg, 1 minuto e 12 in 16 km sono veramente tanti, più di 4 secondi al chilometro. La Teutenberg, che oltre ad essere andata forte proprio sul passo, ha rischiato anche parecchio nelle curve e lì ha guadagnato molto. Buona comunque la prova della Cantele, perché siamo all'ultimo giorno e sicuramente ha speso tanto anche lei in questo Giro d'Italia. Mentre qui siamo sulla Willumsen, molto bella anche lei in posizione, pedala molto avanti sulla sella per cercare di spingere più sopra il movimento centrale, ruota posteriore lenticolare, ruota anteriore ad alto profilo, una di quelle ruote proprio diciamo ad altissimo profilo, sono un po' più difficili da guidare ma ad alta velocità danno un grande vantaggio, sono un po' più difficili da guidare in curva, ti concedono un po' meno errori, cioè devi cercare di essere pulita perché l'impatto con l'aria in curva logicamente ti permette di piegare di meno o di correggere di meno la traiettoria. Bisogna allenarsi e provare continuamente i materiali per riuscire a sfruttarli meglio, perché è molto importante la bici da cronometro, è molto importante la posizione, ma è molto importante allenarsi e capire se in questa posizione si riesce anche ad andare a tutta, perché in alcune situazioni la bicicletta è la migliore, va bene, penetra bene l'aria, però tu sotto sforzo non riesci a dare il massimo perché non riesci a respirare o non riesci a stare in questa posizione estrema. Qua vedete che naturalmente ha sbagliato la curva, avete visto, ha dovuto frenare, praticamente quasi fermarsi. Linda Melanie Willumsen, passaporto neozelandese, classe 1985, dorsale 36 della Leontien. Adesso vedete meglio questa di curva rispetto all'altra, sta cercando di andare a recuperare qualcosa, ma naturalmente quell'errore lì sicuramente Paolo lo pagherà. Ma quell'errore lo pagherà, ma ne ha fatti anche altri. Il problema con la bici da cronometro cos'è? Che il cambio è posto in cima alle protesi, perciò se tu sbagli una curva che arrivi lungo, arrivi quasi fermo, devi mettere le mani sul manubrio per rialzarti, per rilanciarti, e non puoi cambiare il rapporto, o lo fai nell'attimo precedente, se no, se non riesci ti tocca partire con un rapporto duro e perdi un sacco di tempo. Intanto attenzione alla Willumsen al traguardo, avete visto, è riuscita a superare la Riabchenko, la Tatiana Riabchenko. Allora Willumsen che va a chiudere con, vediamo il tempo, è oltre i 23 anche lei, 23.31, chiude a 1.14 dalla Teutenberg e accusa un ritardo non indifferente. Non è andata bene, mentre qui stiamo inquadrando la Zabelliska, è un'ottima cronoman, ha già fatto in passato delle ottime cronometro, corre per la Diadora Pastazzara, anche lei ottima la sua posizione, una bici molto estrema, mi sembra che abbia la pedivella ovale, cioè cosa vuol dire? Che non è rotonda e si dice che essendo ovale ci sono dei tempi morti nella pedalata, con la pedivella ovale questi tempi morti si accorciano, è una pedivella che si era già usata 20-30 anni fa e è ritornata di moda in questi ultimi due anni perché prima non si usava più. Vedete che si trova in questo lungo rettilineo, la strada non è molto scorrevole, tende leggermente a salire, il vento è quasi inesistente, qua diciamo è il punto dove la specialista può fare di più la differenza, questo punto qui più un rettilineo di un paio di chilometri nel finale, perché poi sono tutti strappi e curve, qui invece bisogna riuscire a spingere
Bisogna mettere la testa bassa, guardate adesso però sta sbagliando perché vedete che alza la coda del casco verso l'alto e questo movimento non sarebbe da fare perché ovviamente questo ti frena, diciamo aumenta l'impatto con l'aria e diventi meno veloce. È sempre meglio tenere il casco appoggiato alla schiena, abbassare la testa ma non troppo, affronta abbastanza bene questa curva, qui si trova in un tratto in discesa, il tratto di discesa più difficile, adesso c'è curva a destra, mentre qui siamo andati all'arrivo. Sì, siamo andati all'arrivo, era già in ritardo di una trentina di secondi all'intermedio dopo 10 km e 200 metri, adesso la seguiamo Olga Zavelinska e alla porta colori della Pasta Zara, sta vedete affrontando gli ultimi 50 metri, è ormai sul traguardo al limite dei 23:23:08 per lei a 51 secondi dalla Teutenberg e per il momento è lì. Mentre qui stiamo inquadrando la Berlato, atleta molto longilinea e molto bella da vedere in bicicletta, guardate come è compatta, mani che tiene le mani a metà delle protesi, così facendo non riesce a sfruttare diciamo il massimo dell'aerodinamicità, ma sono tutte cose comunque soggettive, non c'è una cosa più corretta o più giusta da fare, ognuno deve cercare di capire come rende meglio. Qui affronta una curva in questo momento, la affronta senza prendere rischi, pedala addirittura in curva, è riuscita a pedalare anche la sua perché la sua velocità non era altissima. Sarebbe stato meglio comunque entrare più largo e uscire e sfruttare tutta la sede stradale. Elena Berlato, classe 1988, ancora 22enne perché i 23 li compirà il 2 di agosto, portacolori della Top Girl, Fassa Bortolo, la vedete con la maglia bianca di leader delle giovani in questo giro e davanti alla, in questa speciale classifica precede la Lucinda Brand e la Longo Borghini, adesso è praticamente impegnata in questa fase, vedete sta cercando di migliorare la sua prestazione Elena Berlato. Come ti sembra in questa fase, come sta pedalando Paolo? Ma secondo me non sta dando tutto, sta cercando di fare una buona cronometro, non la vedo anche in viso quando è stata inquadrata prima a tutta, secondo me sta cercando di gestirsi, siamo alla fine del giro, alcune atlete la cronometro la fanno a tutta per la classifica, alcune la fanno a tutta perché vogliono fare risultato, ma altre atlete che non hanno ambizione di risultato vogliono solo arrivare all'arrivo e finalmente riposarsi un po', anche perché è stato un giro molto duro anche per quanto riguarda il tempo, perché hanno preso tanta acqua e freddo, oggi faceva molto caldo e questi sbalzi si soffrono. Qua siamo andati a inquadrarla sullo strappo finale, smorfia di sofferenza in questo momento per lei, rilancia la pedalata, mani sulle parti larghe del manubrio, adesso si siede e va a affrontare il tratto finale, questi 100 metri di discesa. Non un gran tempo per lei all'intermedio, diciamo così 15:47, adesso sta viaggiando oltre i 24, chiude 24:11, 1:54 il suo distacco sulla Teutenberg e adesso con il dorsale 51 vedete andiamo a seguire Emma Johansson, la svedese, una delle favorite per questa corsa contro il tempo. Un atleta molto possente, vedete subito dalla sua pedalata che spinge dei rapporti molto lunghi. Deve aver avuto qualche problema con la radiolina che era posta sotto la sella, che si è staccata e è a penzoloni adesso. Per fortuna il cavo è corto, non gli può andare a finire nella ruota e sta continuando a mulinare. Vedete che spinge molto bene, vedete che la sua pedalata è veramente molto potente, è agile ma allo stesso tempo si vede che c'è il rapporto. Posizione molto buona, magari ha la testa forse un po' troppo alta, dovrebbe essere un po' più distesa con le braccia in avanti di modo che riesce a abbassare la testa e il casco diventa un corpo unico con la schiena, così facendo si diventa molto più penetranti, anche la sua bicicletta comunque molto estrema, siamo arrivati ormai a dei livelli veramente esagerati, 15 anni fa quando ho iniziato a correre io si facevano ancora le cronometro con le bici normali perché c'era l'usanza di non rovinare le gambe, invece sono cambiate le cose, tutti hanno capito che le cronometro sono fondamentali e anche nelle categorie giovanili adesso la federazione ha iniziato a porre delle gare a cronometro perché abbiamo capito che noi italiani specialmente per qualche anno abbiamo trascurato un po' questa specialità. Attenzione perché Emma Johansson ha staccato un intermedio molto molto buono, il migliore,
14:35, 5 secondi meno della Teutenberg, che è capoclassifica provvisoria, quindi seguiremo una seconda parte assolutamente interessante. Paolo, questa atleta svedese Emma Johansson sta volando per andare a cercare di centrare questo successo. Intanto vedete l'ultimo chilometro per lei. Siamo all'ultimo chilometro, sta dando tutto, qui è il momento di tirare fuori tutte le energie, anche se con questo strappo finale comunque non puoi mai essere tranquillo, perché se ti pianti, se sbagli a gestirti su prima di quello strappo lì, poi lì ci perdi tantissimo. Bisogna riuscire magari qui a tirare un pochino il fiato e poi a entrare a tutta nella curva per prenderla ad una velocità molto più alta. Ricordiamo che tra l'altro per la classifica generale c'è la lotta per il quinto e il sesto posto tra la Corset e l'Antoscina, che sono separate da 13 secondi, ma la lotta, diciamo, più grande, perché ormai la Voss è in testa con parecchio vantaggio, tra Judy Tarn e la nostra Tatiana Guderzo, che sono separati da 14 secondi e si giocano il podio. E mentre Emma Johansson sta volando in quest'ultimo chilometro, vedete, arrivati a 200 metri, un grazie anche a Giacomo Di Staso che ha assicurato puntuali e precisi montaggi in tutto questo giro donne. Eccola la Johansson, attenzione, sul filo dei secondi con la Teutenberg, ultimi metri per la Johansson, Johansson che chiude 22:17 e, come diceva Paolo, ha perso addirittura 15 secondi nella seconda parte, e adesso è a 10 secondi dalla Teutenberg. 22:27 per lei, 10 secondi, è andata veramente forte la Teutenberg, praticamente ha perso quasi un secondo, 8 decimi al chilometro. Ed ecco il nostro Claudio Sciarrone che va a completare Alissa, la mascotte del Giro. Alissa che ci saluta, che naturalmente si congeda da noi e da voi, cari amici telespettatori, appassionati di ciclismo, che ci avete seguito in queste 10 lunghe e appassionanti giornate, giornate che sono andate sotto il segno di una grandissima, è stata già soprannominata la cannibale, nonostante abbia solo 24 anni, come Marian Voss, ed eccolo qua. Il saluto di Alissa e del suo papà Claudio Sciarrone, dando appuntamento all'anno prossimo a tutti gli appassionati e gli amici del Giro Donne. E noi, Paolo, adesso ovviamente con le immagini torniamo a seguire un atleta che ci sta ovviamente particolarmente a cuore, la numero 112, dorsale 112, Tatiana Guderzo, la prima delle azzurre in classifica. È molto importante per lei questo cronometro, perché si gioca il podio a 14 secondi di svantaggio dalla Judith Arn. Purtroppo per lei questo cronometro non è adattissimo alle sue caratteristiche. La Judith Arn va molto forte in curva e in discesa, mentre lei va bene, ma dalle informazioni che abbiamo raccolto va più forte la Judith Arn. E qui se fosse stato il contrario avrebbe potuto giocarsi questo cronometro. Come abbiamo già detto, solo due rettilinee, si fa proprio lì la differenza, conta la freschezza, e vediamo comunque che le curve le sta affrontando bene. Porta la maglia della migliore italiana in corsa, e anzi il body, perché nelle cronometri si usa il body perché è più penetrante, non ci sono tasche, c'è magari il taschino, viene fatto un taschino solo per porre la radio sulla schiena. Qualcuno la mette nel casco, qualcuno la mette sotto la sella, come avete visto in precedenza, sono scelte che i meccanici decidono di fare. Vedete che anche lei è partita senza borraccia, non hanno tolto il portaborraccia, probabilmente o se ne sono dimenticati o non l'hanno fatto proprio di proposito, perché in cronometro così corto viene addirittura tirato via perché non serve. Le biciclette vengono sempre pesate e misurate prima di una partenza di un cronometro, viene controllato che siano rispettate le misure dal movimento centrale alla sella, la misura dalla sella alla lunghezza delle protesi, e luce è molto fiscale. Abbiamo visto anche in questo ultimo Tour de France che sono nate delle polemiche, perché adesso addirittura si sono messi a controllare se la sella è in bolla o no, e questa è una cosa problematica, perché io ad esempio correvo con la sella bassa in punta di circa mezzo centimetro perché riuscivo meglio a spingere, e dal nuovo regolamento sembra che la sella vada tenuta perfettamente in bolla. Mi sembra che adesso stiano un po' esagerando con tutte queste regole, perché arrivano poi anche a dirle all'ultimo momento in alcune occasioni. Mentre continua sempre bene la Guderzo, vedete che è molto minuta sulla bicicletta, ma è messa molto bene, non muove le spalle, pedala agile, cerca di rilanciare, sembra buona la sua azione.
La portacolori della Cipollini Giambenini è sul tempo delle migliori, sta viaggiando naturalmente da par suo per andare a cercare di contendere la terza piazza del podio a Judy Tarn. Vedremo se ne sarà in grado in questa corsa contro il tempo conclusiva Tatiana Guderzo, che all'intertempo è intorno ai 15, anzi per la precisione 15.02, a 27 secondi di ritardo dalla Emma Johansson. E mentre Tatiana Guderzo, vedete, si impegna in questi 200 metri conclusivi, andiamo a vederla in questo primissimo piano delle nostre telecamere. Tatiana Guderzo ha perso qualcosa nella fase finale, attenzione, è oltre i 23, oltre il muro dei 23, vedete, continua a mulinare per cercare di andare a rosicchiare qualcosa, ultimi 25 metri, chiude 23-20 ad 1.03 dalla Teutenberg, è dentro le 10, ma ancora aspettiamo atlete importanti come questa. Judy Tarn con il dorsale 61 e con il body di campionessa di Germania. Sì, campionessa di Germania proprio in questa specialità, guardate come è messa bene in bici, non fa un'alta frequenza di pedalata, completamente diversa fisicamente dalla Guderzo, molto più alta e predisposta per questa specialità, sta pedalando molto bene, anche lei è una bici molto estrema, ruota lenticolare dietro e ruota ad alto profilo davanti, vedete proprio quei dossi di cui vi parlavo, tra l'altro questo non è uno di quelli più alti, e adesso sta entrando in questo punto molto difficile, qui dove c'è quella balla di paglia bisogna tagliare sulla sinistra questa rotonda e guardate, bisogna farlo quasi da fermo, buttarsi di là e non sbagliare perché subito si va al cordolo, qui adesso bisogna rilanciare subito la velocità, vedete che si alza in piedi, aveva un rapporto un po' troppo duro e non è riuscito a fare proprio quello che voleva, si è rimessa seduta, ma guardate la sua posizione, perfetta. Attenzione Paolo, ha passato i 10 km e 200 metri, per lei lo stop parziale del cronometro è a 14.54, è davanti alla Guderzo, dalla Guderzo 8 secondi di vantaggio, ne rende per il momento 19 alla Johansson, che è quella che ha fatto segnare il migliore intertempo, ma vi ricordiamo che davanti a tutte per il momento c'è la Ina Yoko Teutenberg a 20 con 22.17. Mentre accompagniamo questa azione della Judy Tarn, della tedesca Judy Tarn, vi ricordo che queste immagini che sono selezionate in regia dalla nostra Francesca Portinari vi arrivano come tutto il resto di questo Giro d'Italia grazie a Ita 77 di Napoli con Gaetano Esposito, lo specializzato di ripresa, Gerardo Di Guida il microfonista, Luca Saracini ancora specializzato, capo operaio Luigi Amato, alle mixer Claudio Giampa, tecnici video Francesco Galati e Lucio Alvino, i due operatori Carlo Zazzaretti e Nicola Minora, che è il primo operatore, e il direttore di produzione che dirige tutta la squadra, Aldo Enrico. Anche se non sembra, Judy Tarn sta andando molto forte, non dico non sembra perché vedete che non fa un'alta frequenza di spedalata, ma spinge un lungo rapporto perché il suo intertempo era molto buono, qui si trova in discesa, curva contro curva, questa è molto difficile, bisogna tenere stretti qui e subito si va al filo di là e sfruttare tutta la traiettoria, guardate c'è un fosso, qui non bisogna sbagliare, tratto in discesa adesso e poi si entra in paese, curva contro curva, parecchi dossi, mentre qui siamo andati sullo strappo finale dove Judy Tarn sta dando tutto perché non vuol perdere il suo terzo posto in classifica generale. Attenzione, Judy Tarn è con le migliori, è sotto, abbondantemente sotto i 23, vediamo cosa sarà capace di fare prima della linea del traguardo e soprattutto sulla linea del traguardo, sta viaggiando intorno alla quarta posizione, 22.40 per lei, rende 23 centesimi a Ina Yoko Teutenberg, ma attenzione, questa sulla carta in potenza è la numero uno, vedete il body con leader di campionessa del mondo in carica Emma Pooley. La Guderzo purtroppo ha perso 40 secondi e non è riuscita a salire sul podio, comunque è brava lo stesso, mentre vediamo inquadrata la Pooley, molto forte a cronometro, ma sicuramente quando ha vinto questo mondiale a cronometro non c'erano molte curve perché l'abbiamo seguita, purtroppo è il suo tallone d'Achille, forte in salita, forte al passo, una atleta che attacca da lontano ma in curva perde tanto, e con
tante curve così consecutive bisogna sempre rilanciare. Guardate questo body con l'iride, il casco perfettamente appoggiato alla sua schiena, pedala molto bene questa inquadratura. Tra l'altro un atleta che abbiamo visto non sorridere mai, sempre seria, molto concentrata prima della partenza, l'abbiamo vista in fondo al podio da dove si partiva, il trampolino di partenza, e controllava la curva principale. Un atleta che non lascia nulla al caso. Guardate adesso, l'abbiamo che si vista alza. Paolo, ricorderai, soprattutto a Cittiglio, fare un'impresa incredibile, 80 chilometri di fuga in salita, andare a vincere ovviamente per distacco a braccia alzate. Era la prima corsa che seguivo e quando l'ho vista attaccare ho pensato: questa qua è matta, dove vuole andare? E ha cominciato 30 secondi, un minuto, due minuti, tre minuti. A un certo punto dietro le atlete, le sue rivali, cominciavano a guardarsi e anzi sono rassegnate e hanno cercato di correre per il secondo posto. Lei è abituata a correre in quel modo lì, quando va forte stravince. Purtroppo per lei in questo giro però ha trovato Marianne Vos, che ha dimostrato di essere nettamente superiore. L'unica tappa che è riuscita a vincere gliel'ha proprio lasciata vincere lei, meritata, perché è sempre comunque stata lì a lottare insieme alla Vos per le vittorie finali. Allora Emma Pulle, non un gran tempo quello ai 10 km 200 metri, 15 e 11, 36 secondi in più rispetto ad Emma Johansson, che lo ricordiamo all'intertempo era la numero 1. 34 secondi rende a Marianne Vos. Anche perché la prima parte era proprio la più tecnica, tante curve, strappi, destra, sinistra, e sicuramente lei ha pagato questo. Vedete che adesso la sua azione si fa molto sciolta, guardate che alta frequenza di pedalate che ha, scivola avanti sulla sella e spinge molto bene. Guardate anche le braccia come sono molto ben distese, come è compatta la sua posizione. Lei ha messo la borraccia, vedete che è la borraccia, ma sono sicuro che non avrà mai bevuto in tutto il giorno. Quella borraccia lì è aerodinamica e serve un po' per migliorare anche l'aerodinamica della bicicletta, mentre qui siamo all'arrivo per lei. Attenzione, Emma Pulley sta arrivando, la portacolori della Garmin Cervelo è al limite dei 23, vedremo se riuscirà a restare. Attenzione, ultimi 25 metri per lei, chiude in 23 netti a 43 secondi dalla Teutenberg e per adesso è entro le prime 5, ma attenzione, manca sua maestà Marianne Vos, eccola qua, Netherland Blade, maglia rosa, body rosa, che la contraddistingue come leader ma assolutamente dominatrice in tutti i terreni in questo Giro d'Italia. Qui siamo proprio a 4 km circa dall'arrivo, ho seguito la sua cronometro nella macchina della giuria dietro di lei e ha forato a 5 km dall'arrivo, su un dosso, probabilmente non è riuscito a saltarlo bene, ha forato la ruota dietro, si è fermata, il suo meccanico prontamente ha tolto la bicicletta dalla macchina, gliel'ha data, la spinta è ripartita, ma avrà perso dai 25 ai 30 secondi. Quando è ripartita, un attimo di panico, aveva perso un po' la concentrazione, si muoveva sulla sella, poi si è ristabilita. Per fortuna per lei il suo vantaggio in classifica nei confronti della Pulley era veramente elevato e non rischiava di perdere questa maglia. All'intertempo era praticamente sul tempo della Johansson, appena 2 secondi indietro, 14 e 37 per la fuoriclasse olandese, che vedete sta pedalando con la sua solita caratteristica, mulina queste gambe con una frequenza incredibile e poi soprattutto, ripetiamo, è un atleta capace di una concentrazione ferrea incredibile, non molla mai nulla, si esibisce su tutti i terreni. Scherzando gli hanno detto se voleva cominciare a gareggiare anche in mountain bike, lei ha risposto perché no. Questo dà l'idea di che razza di personaggio, di che razza di atleta sia Marianne Vos. E noi su Marianne Vos, che sta volando verso il traguardo, andiamo a ringraziare anche coloro che ci hanno dato davvero una grossa mano con numeri, assistenza e quant'altro, cominciando dalla patron della Corsa Rosa. Intanto Marianne Vos è allo striscione dell'ultimo chilometro, Sara Brambilla, poi il direttore del Giro Giuseppe Rivolta, gli speakers Alberto Rigamonti e Paolo Avella, l'ufficio stampa Roberta Ceppi e Serena Danesi e il capo dei cronometristi Nino Rinaldi. Ultime pedalate per Marianne Vos, Paolo. Guardate come spinge, guardate la sua potenza, nel viso si vede comunque la sua sofferenza.
distanza, voleva vincere questa cronometro perché ha dichiarato che vuol provare a vincere anche il mondiale a cronometro, e questa cronometro serviva per lei per testare proprio questo suo obiettivo. Mi ha impressionato, l'ho seguito anche nell'unico tratto in discesa, nelle curve che c'erano, non ha mai sbagliato una curva, l'avevo vista l'altro giorno nella discesa del Mortirolo, come spiegavate tu e Silvio, molto forte in discesa, ma mi ha impressionato perché sembrava un po' di vedere me, andava magari un po' più piano perché logicamente la velocità era più bassa, ma prendeva tutte le curve partendo dalla strada a destra. Hai fatto un gran complimento. Guardate, perché tu sei stato uno dei più grandi discesisti, quindi. Avete visto anche questa curva come l'ha affrontata, guardate la sua velocità in confronto alle atlete che abbiamo visto in precedenza, ha sfruttato tutta la strada, è arrivata lunga, ha tenuto alta la velocità, guardate che grinta, rilancia ancora la velocità, qui cerca di dare ancora tutto, vuole ancora vincere questa cronometro nonostante abbia avuto questa foratura. Sì, il gap che vi diceva, siamo agli ultimi 50 metri, attenzione, Marian Voss continua a sprintare, va a chiudere a 22:32, 15 secondi dalla Teutenberg, ma non possiamo dimenticare quello che Paolo diceva, appunto la foratura che c'è stata. Intanto le immagini dalla moto, di dentro di questa cronometro, la moto 1, Fabio Fioravanti l'operatore e Vincenzo Di Nuzzo il centauro, questa intanto è la nostra Tatiana Guderzo, moto 2 Massimo De Cecco l'operatore e alla guida Daniele Provera. E allora vedete, fa quasi tanta fatica quanto ne ha fatta in corsa ad indossare questa maglia azzurra la nostra Guderzo. Questa invece è un bel primo piano dedicato alla leader delle giovani Elena Berlato, che abbiamo visto prima in corsa. Prima la Teutenberg, seconda la Johansson a 10 secondi, terza Marianne Voss a 15 secondi. Senza quella foratura avrebbe vinto la sua sesta tappa. Ne ha lasciata vincere una alla Puli, ha fatto seconda in un'altra tappa, cioè veramente l'Eddy Merckx dei tempi moderni. E allora vi ricordiamo, mentre vedete continuano a scorrere le maglie, naturalmente queste tre sono tutte appannaggio della Marianne Voss, che sabato 16 luglio c'è... E ancora un meeting con tutte le protagoniste del Giro, il Gran Premio Carnevale di Cento Memorial Viviana Manzervisi. E adesso con questo bel sorriso della Marianne Voss anche noi vi salutiamo, Pier Giorgio Severini e Paolo Savoldelli, impegnati con Paolo in questa ultima puntata, una clip che saluta complessivamente tutti voi cari amici, firmata da Mariano Sgambati. Prego.